Questa mostra nasce dal desiderio di approfondire la figura di un personaggio, Vitaliano VI Borromeo, che vive dalla metà del Seicento e muore nel 1690. Quest'anno ricorrono i 400 anni dalla sua nascita. Abbiamo ritenuto che valesse la pena approfondire la sua figura. Perché? Perché è stato lui che ha dato la forma definitiva a questo palazzo. Abbiamo una testimonianza quindi diretta di quello che è stato il suo lavoro, con molte note anche a margine dei documenti di sua mano, di decisioni che lui ha preso riguardo anche al giardino, riguardo alle statue che lo ornavano, piuttosto che ai quadri con i fiori dipinti su pietra che erano la sua passione. E la cosa particolare che forse è abbastanza rara in una casa museo è di poter vedere in alcune stanze esattamente l'impianto decorativo fatto da Vitaliano. La mostra si articola in quattro sezioni molto serrate e restituisce la qualità del progetto mecenatistico di Vitaliano VI Borromeo. La prima sezione è dedicata alla storia familiare e alla figura di Vitaliano VI Borromeo, l'edificatore dell'isola. Una seconda sezione è invece dedicata al progetto vero e proprio dell'isola. Vitaliano VI Borromeo è affiancato da progettisti milanesi, Andrea Biffi e Filippo Cagnola, degli artisti che non sono forse così noti, ma che hanno un ruolo molto importante nelle vicende dell'architettura dell'Italia settentrionale. E la terza sezione della mostra è dedicata invece a restituire per pillole la qualità delle invenzioni di arredo e dell'arredo di interni, per così dire. E poi uno spettacolare dipinto eseguito a tre mani. Da un pittore di figura, da un pittore di architettura e prospettive e da un pittore di fiori. L'ultima sezione è dedicata a un progetto infinito, a un progetto che ebbe una gestazione lunghissima, proprio la realizzazione dell'ambiente dove la mostra è ospitata, il grande salone centrale, che a partire dalla fine del Seicento diventa il cruccio della famiglia da un certo punto di vista, perché si capisce che quello doveva essere l'ingresso monumentale del palazzo. Inizialmente si pensava che al salone si accedesse dalla coda dell'isola e quindi quasi dall'acqua, ma questo progetto, per le difficoltà della realizzazione e anche forse per la morte dell'edificatore, rimase incompiuto. Sarà solo verso la metà del Novecento che un altro Vitaliano, Vitaliano X, darà forma, sulla base in parte dei progetti seicenteschi, alla sala così come noi oggi la vediamo. La mostra, diciamo, raccoglie una serie di dipinti, di disegni, di sculture, di arredi, di medaglie che non sono normalmente nel percorso di visita del palazzo, ma stanno strettamente in dialogo con gli ambienti del palazzo. Questa è un po' l'idea della mostra, quella di essere una specie di approfondimento di quanto il visitatore può vedere nelle sale del palazzo, perché gli oggetti sono tutti più o meno legati a quel momento straordinario dell'invenzione dell'Isola Bella, che va idealmente fra il 1650 e il 1690. Questo territorio offre tantissimo. In questo momento per gli italiani è molto importante poter riscoprire il proprio paese, che offre un ventaglio di possibilità e di opportunità fantastico. Sono tesori che magari la gente non conosce, ma invece vale la pena di approfondire.